corso di laurea di ingegneria informatica dell'Università di Modena e Reggio Emilia, ha l'ambizione di formare ingegneri che si sappiano inserire nelle aziende del territorio, chiaramente come esperti di informatica e anche come persone in grado di inserirsi in un ambito aziendale in aziende del settore dell'ingegneria e dell'informazione. Per cui non formiamo dei programmatori e basta, ma abbiamo l'ambizione di formare dei programmatori che sappiano anche come funzionano i circuiti elettronici, come si fanno le telecomunicazioni e qualcosa almeno conoscano anche di automazione. La differenza fondamentale tra ingegneria informatica e informatica sta proprio in questa ampia base di formazione, di competenze che viene fornita. Le materie che si studiano riguardano la programmazione, certamente, ma all'inizio bisogna anche affrontare una preparazione profonda di matematica, quindi analisi, geometria e almeno i rudimenti della fisica. Dopodiché ci si sposta a materie più curricolari, quindi si sta parlando di calcolatori elettronici, i sistemi operativi. Per quanto riguarda lo specifico dell'ingegnere informatico, abbiamo insegnamenti di ingegneria del software e di reti di calcolatori. Diciamo che la formazione di un ingegnere informatico, perlomeno a Modena e nella laurea triennale, è estremamente vasta. Il nostro obiettivo è dare delle competenze ampie che forniscano la base per poter continuare a studiare, a prepararsi e affrontare il futuro consci del fatto che l'ingegneria informatica cresce continuamente. L'informatica è una materia che non, almeno finora, non si è mai fermata, anzi l'evoluzione è sempre più aggressiva, sempre più notevole, veloce, e quindi ci stiamo preparando per il futuro. Vogliamo degli studenti in grado di affrontare le sfide del futuro e pronti per il cambiamento. A questo proposito, il corso di laurea in ingegneria informatica ha modificato il proprio ordinamento proprio a partire dall'anno accademico corrente, quindi il 22-23, e per i prossimi anni avrete un corso di laurea veramente nuovo, innovativo, in cui sono state introdotte la programmazione mobile, l'intelligenza artificiale e il machine learning già durante la laurea triennale. L'ampliamento di questa base di conoscenza fa sì che le aziende del territorio siano prontissime a accettare i nostri studenti, anzi ci stimolano continuamente per avere più studenti, quindi invitiamo tutti coloro che sono interessati a un percorso impegnativo ma certamente di grande successo a iscriversi al nostro corso di laurea.